È dedicata a Piero Bonini, apprezzato insegnante negli istituti superiori di Lodi, la nuova pubblicazione della nipote Loredana. Ne ha seguito le orme diventando insegnante pedagogista nelle primarie milanesi. Loredana Bonini, 100 racconti in 100 parole e poco più. Come nasce quest'idea? Quest'idea nasce in un contesto scolastico, in una classe di ragazzini con difficoltà di apprendimento, e quindi suggeriscono dei temi. Sono una serie di racconti differenti tra loro, perché il tema nasce proprio dalla suggestione dei ragazzini e quindi si spazia dalla bimba che è senza padre al, non so, alla riflessione su cosa può essere il denaro, al tema della paura, piuttosto che il tema del colore, il colore associato alle parole. Quindi sono una serie di racconti che non hanno un filo conduttore, però hanno, come dire, sono degli esercizi di stile fatti in classe in parte, poi rielaborati dalla figura dell'adulto. È stato complicato? È stato abbastanza complicato mettere insieme tutte le idee, perché sono idee molto diverse, eterogenee, e anche bimbi di diverse età, per cui offrono degli spunti di riflessione, diciamo, differenti, dal bimbo piccolo che concepisce la paura in un certo modo al bimbo grande che ha un'altra concezione. Quindi potrebbe essere uno spunto di riflessione anche per l'adulto. Ecco, infatti, quindi non è dedicato solo ai bambini. Non è dedicato solo ai bambini, anche se nasce in un contesto, diciamo, di bambini e di ragazzini, però è stato, diciamo, apprezzato anche dagli adulti, da quei pochi adulti che per ora l'hanno letto. Questa comunque non è la sua prima fatica. No, non è la mia prima fatica, ce ne sono state altre. Diciamo che questo è il primo libro, libro nel vero senso della parola, quindi con una casa editrice, edito e con una pubblicazione. Però ci sono state altre fatiche che l'hanno preceduto, sono fatiche di solito poetiche, perché partecipo a dei concorsi, concorsi nazionali e internazionali, sono concorsi letterari, letterari di vario genere, un po' sparsi per l'Italia e anche all'estero, di cui di solito merito i premi speciali della giuria, perché sono così delle vedute un po' particolari sul mondo, è un taglio un po' particolare della realtà, è una visione un po' diversa, da angolature diverse. Quindi ho scritto sul mare, ho scritto sulle città, i temi possono essere più variati, nel senso che dipende dal titolo del concorso e quindi mi piace partecipare ai concorsi letterari perché offrono molte, molte possibilità di apprendimento in contesti diversi da quelli scolastici. Non rimarrà comunque l'unico. No, non rimarrà l'unico, c'è già in cantiere il secondo. Secondo libro fatto in un modo diverso, perché sono una serie di fiabe un po' speciali, nel senso che anche qui lo spunto è dato dai ragazzini e poi con la supervisione, diciamo, di un team di insegnanti che arricchisce il contenuto e quindi è in cantiere. Il prossimo anno arriverà una nuova pubblicazione.